Hey, I am Ruth from Portugal. I'm Nat from Scotland. And this week we directed a film in Pisa. In the unbearable heat of summer, the mother and daughter are apart, which weighs on both in different ways. Here is the mother. She dislikes advertisements in cafes when something's not organised, sharing food with others. She likes a gin and tonic in the evening. Cigarettes with her gin and tonic. Nice furniture. And here is the daughter. She dislikes when people shake their leg without end. When people act careless. When she feels pressured to make quick decisions. She likes a good cappuccino. The shapes of broken walls. The little smiles between people. Cara mamma, in quest'estate insopportabilmente caldo ho dei bei momenti. Nonostante il caldo, sono riuscita a mantenermi di buon umore, almeno per la maggior parte del tempo. Dormo per terra, non mangio bene, e l'acqua non è buona da bere. Fa così caldo che quando esco fuori mi sento come se stessi per svenire ad ogni passo. Sono stanchissima perché non dormo mai abbastanza. E la quantità di punture di zanzare sul mio corpo è incredibile. Questa è l'estate delle astinenze e sono sempre a disagio. So che hai appena iniziato la tua vacanza al mare. Penso che mi pento di non essere venuta con te. Comunque, sono sempre triste in estate e persa. E stanca e sto fisicamente male. Mi manchi, ti penso spesso. Vorrei che tutto quello con cui parlo ti conoscessero. Qui non c'è nessuno che mi conosce davvero e mi sto rendendo conto che forse neanche io so più chi sono. Parlo sempre lingue diverse e cambio tanto. Non scelgo chi sono. Sono una bambina qui, con piccole idee, con piccole opinioni. D'altra parte, qui mi accontento facilmente. È una cosa nuova per me sperimentare questa leggerezza e questa pesantezza allo stesso tempo. Stranamente, penso molto poco al passato o al futuro. In un'altra lingua penso solo al momento e diventa difficile anticipare o ricordare. Come se questo fosse tutto ciò che ho vissuto e vivrò. D'altra parte, ha senso e sono contenta che sia così. Ho solo 3 paio di vestiti. E comunque in un'altra lingua parlo sempre al presente. Ho conosciuto persone che mi piacciono molto e spero che un giorno tu possa incontrarle. Come va la tua estate? Come va l'orto? Spero che tu stia dormendo e mangiando bene. Mi mancano le verdure, la mia stanza, la cucina e il segno del tuo costume sulla tua spronzatura. Occhio al sole. Non vedo l'ora di vederti, cucinare per te, parlare con te. Per favore scrivimi velocemente, ho tante cose da raccontare, se le lascio accumulare le dimentico. Aspetto le tue parole. Ti voglio tanto bene. La tua figlia. Ciao cucciolo. Grazie. Qui tutto bene. Con amore mamma. Cara mamma, buona sapersi che stai bene. Quando ho detto di scrivermi velocemente intendevo presto. Per favore, nelle prossime lettere, prenditi il tempo che ti serve per parlarmi di te. Le tue parole sono il conforto di un terreno che qui non ho. Mi sento sempre più stanca. Ogni giorno con nuove punture di zanzara senza che le altre siano guarite. Mi dispiace non essere in mare con te. Non riesco a concentrarmi qui, mi sembra che ci siano troppe distrazioni. Tutto
tutto mi distrae. Non so se posso fare film e non so se voglio scoprirlo. Sapere che non posso farlo mi distruggerebbe, soprattutto ora che mi sento così fragile. Forse per questo che non ci provo nemmeno, preferisco l'idea del dubbio alla certezza della disillusione. Per favore, mandami parole incoraggianti. Fondamentalmente penso che questo sia un buon momento per mettermi alla prova. Devo trovare il coraggio per farlo. Con amore, la tua figlia. Cara mamma, grazie per la parola di supporto. Penso che tu debba essere stanca delle mie lamentele e forse hai ragione. Quindi cambiamo il tono. Ogni giorno che passa amo sempre di più il cappuccino. Comincio anche a sopportare sempre di più il caldo. E il tono? Lo mangio tutti i giorni, finora non mi dà fastidio. Quando torno faremo una bella colazione insieme e ti preparerò un bel cappuccino. Mi manchi? Dimmi qualcosa. Tua figlia. Mamma, ma sei arrabbiata con me? Mi piace molto ricevere le tue lettere, ma sento che in esse manca qualcosa. Scrivimi, ti prego. Tua figlia. Ma certo che no, tesoro. Con amore, mamma. Ma che cazzo è questo? Dovresti essere una costante nella mia vita. Ti dispiace darmi un po' di attenzione o d'affetto? Puoi dispiacerti per me, per favore. Puoi dirmi in faccia che anche quando fallisco potenzialmente posso essere brava. Lodarmi. Darmi la forza di provare. Tua figlia. I'm speeding.